Sono Giorgianna e ho fatto Accademia delle Belle Arti a Tbilisi, nella mia città natale, e nei primi anni del 2000, nel 2003, ho vinto borsa di studio del governo italiano e avevo la possibilità di scegliere sia città che accademia. Allora ho scelto Accademia delle Belle Arti di Brera. Diciamo che è sempre stata la mia grande passione la pittura e soprattutto anche Italia avevo scelto per amore della pittura italiana e del Rinascimento soprattutto. Quindi inizialmente sono partita solo dalle ceneri delle immagini bruciate, poi è nata come esigenza ritornare al colore, perché comunque il colore, al di là di tutti i significati simbolici che possa avere, la testimonianza dell'incontro fra le cose e la luce, e anche soprattutto è un'emozione, nasce con colore. Quindi dopo tutto cenere, il nero, anche se cenere guardavo appunto come luogo di custodimento e non soltanto di annientamento, perché a prima vista potrebbe sembrare un gesto iconoclasta perché io brucio l'immagine e non creato da me ma dagli altri artisti, ma nello stesso tempo questo bruciare è trovare il punto in cui immagine ancora urge. Un altro elemento molto fondamentale è il lavoro del tempo che poi accadono dentro questi lavori, perché sono appunto pensati come dei segnatempi, come clessidra, come orologio a polvere che con passare del tempo scorre e quindi sottolinea il nostro tempo lineare, irreversibile. È un tempo molto estremamente lento e anche soltanto stando lì appesi con forza di gravità sono in continua metamorfosi. Ho deciso di usare questo pigmento che viene proprio dalle ali di farfalla, quindi una cosa estremamente fragile, bella, che magari occhio coglie soltanto in un frangente il suo volo breve. Quindi qui per ricollegarmi un po' alle geografie temporali che possono essere pensate anche come uno degli elementi di vanitas, delle nature morte e appunto orologio a polvere. E anche la farfalla con la sua breve vita ha sempre simboleggiato comunque il nostro breve passaggio sulla terra. Come un'epifania, un'esplosione della bellezza e nello stesso tempo, almeno per me, l'arte cerca di far durare, dare un'altra durata del breve passaggio delle cose. E quindi in qualche modo è un tentativo di restituire alla breve vita di farfalla, di questa epifania di bellezza, sotto un'altra forma che magari perduri di più. Penso molto spesso alla figura di Musa, che appunto è la figlia di Mnemosyne, che è la memoria, quindi in qualche modo credo che le immagini, che poi l'immagine è sempre immaginata, nascono da questo di cercare in qualche modo di avvicinare nel tempo delle cose, delle presenze che altrimenti rimarrebbero lontane. E in questo caso, non so, una poesia di Holderlin o di Novalis o delle icone che non sanno neanche nome del loro autore o degli affreschi del 300, del 400, direi che sono le mie muse. Cerco questa quotidianità, quindi anche se non necessariamente creo quei giorni, spesso vengo in studio e magari leggo, ripenso, semplicemente ascolto la musica e quindi anche da queste lunghe attese di questo ozio che possiamo permetterci del tempo, darci il tempo lento e non di cercare di concederci e di conquistare questo tempo in cui far crescere piano piano le immagini. Oggi, a mio avviso, è accaduta un'altra svolta nel mondo delle immagini, perché per la prima volta si creano anche le immagini dalle macchine destinate che siano lette dalle altre macchine e non per lo sguardo umano. C'è questa produzione delle immagini molto accelerata, c'è anche questo annientamento del ritmo naturale del tempo. Oggi quando immagino, quando pittore, artista crea un'immagine, a maggior ragione ha una maggiore responsabilità. Perché creare oggi un'immagine? E quindi questa immagine è sempre da immaginare e da conquistare. Probabilmente al suo nascere credo che comunque l'arte
Era per tanti secoli una preghiera, no? E da questo punto di vista credo che comunque artista ha uno sguardo religioso, intendo dire non laico per le cose, devi guardare con un certo stupore ancora, no? Il mondo. E anche religione vuol dire raccogliere, rilegare le cose. Il primo mito sulla nascita della pittura credo che offri tanti spunti di riflessione che, come narra il Plinio il Giovane. Sì, ogni volta credo che artista appunto è un gesto politico, ma ovviamente non nel senso politicizzato o nell'amministrazione del bene comune, ma nel senso che ogni volta ridisegna spazio e tempo con il suo creare, quindi c'è enorme responsabilità. Secondo me l'arte in qualche modo è come se fosse attraversata da questa domanda: perché passiamo? E un porre la domanda, non necessariamente alle quali poi vengono date le risposte, ma un continuo porre la domanda. E da questo punto di vista credo che il nichilismo, e guardo, nichilismo ovviamente poi può prendere mille declinazioni, è quasi impensabile per arte, perché arte ogni volta lotta per qualcosa o in nome di qualcosa, quindi crede in qualcosa che altrimenti non ha fede, come direbbe Claudio Parmigiani.